Allora, l'occasione è la nona giornata del campionato di Serie C2, ci si appresta a vivere questo grande appuntamento, Buenaonda contro Eagles Aprilia, ma non è soltanto una partita di calcio, ma è una serata, una grande serata, lo possiamo tranquillamente dire, lo diranno due dei protagonisti che saranno sia sul campo che sugli spalti, Angelo Stampatore, buonasera, e Flavio Benedetti. Perché loro? Perché? Perché Buenaonda ed Eagles Aprilia, ma lo vogliamo ricordare, il nome è un grande, lui non c'è più ma è stato tanto per queste due formazioni, Denis Ramellini, da qui possiamo dare gli onori di casa per ricordare veramente con delle parole e sicuramente anche la voce un po' strozzata dalla grande emozione. Sì Daniele, hai ragione, siamo qui questa sera per giocare una partita ma soprattutto per rendere omaggio a un nostro amico fraterno, consentitemi di dirlo, che è venuto a mancare troppo prematuramente, ha lasciato in noi un grandissimo vuoto ed è questa l'occasione giusta, questa partita è l'occasione giusta perché lui era un amico vero di ambedue le formazioni, sia dell'Eagles Aprilia, del quale è stato anche presidente per alcuni anni, e soprattutto anche della Buenaonda, che indubbiamente per noi ha rappresentato, anche per noi ha rappresentato veramente tanto Dennis. Vabbè, l'avevamo anticipato giustamente, la voce anche proprio strozzata dall'emozione, da uno dei protagonisti che è stato il passato e il presente della Buenaonda. Ci trasferiamo ad un altro protagonista, Flavio Benedetti, e a questo punto non si può trattenere le lacrime, la grande emozione. No, io ho difficoltà a esprimermi, lui era stata la storia dell'Eagles Aprilia, il primo presidente, il primo amico, il primo ideatore di questo progetto, faccio veramente fatica, mi aggiungo soltanto le parole che ha detto Angelo, sparito troppo prematuramente, veramente siamo qui per ricordarlo. Bene, grazie quindi anche a Flavio Benedetti, capiamo, massima comprensione, tra non molto ci trasferiremo praticamente sul rettangolo di gioco, noi soltanto con la mente, adesso usiamo un po' un sorriso. Angelo, due formazioni che per la prima volta si affrontano in Serie C2, però con te poi avremo molto modo di parlare di questa partita, una partita, abbiamo detto, ricordare Denis, un grande amico, un grande sportivo, un grande presidente, perché è stato lui che ha lanciato un po' tanti di questi protagonisti di questa sera, ma è il primo appuntamento in C2 con due squadre che tra l'altro sono lì a ridosso di quel podio, magari con l'occasione di scappare. È vero Daniele, dunque tornando un attimino a Dennis, se lui fosse qui questa sera si sarebbe divertito molto, ne sono sicuro. È vero quello che hai detto, sono due squadre, due buone squadre che si stanno affrontando, si affronteranno a viso aperto perché sono squadre ben definite sia nel gioco, sia nel modo di muoversi, sia nel modo di comportarsi. Sarà sicuramente una bella partita, sono convinto all'insegna della massima correttezza, anche perché sia pur entità diverse, ma con l'Eagles siamo praticamente una sola cosa, proveniamo tutti dalla stessa radice, ci conosciamo tutti, siamo amici anche al di fuori del campo, quindi sarà sicuramente una bella partita. Sono curioso più che altro di assistere a quello che sarà, come hai detto tu prima, il primo incontro ufficiale nella Serie C2. In effetti negli anni passati ci siamo sfiorati ma non ci eravamo mai incontrati direttamente. Flavio, è questo grande appuntamento, adesso da una parte è, come si dice, l'emozione giustamente viene messa un po' da parte, ma non per volere, ma anche perché il sorriso, queste due formazioni hanno però gli attributi giusti, come si vuol dire, per poter imporsi sull'altra o soccombere, cioè ci sono tutti quanti le giuste caratteristiche per questa e per una prossima sfida, che è quella del ritorno. Ma sì, aggiungo solo a quello che dice Angelo,
siamo amici anche al di fuori, per cui qui stasera deve essere, sarà sicuramente una festa, il ricordo, però sarà una grande sfida, perché le squadre stanno bene, sono preparate da due grandi mister, hanno alle spalle due grandi società, per cui voglio divertirmi questa sera e sono sicuro che vincerà il migliore. Bene, a questo punto, curiosità, non ne abbiamo poi svelate, le andremo a toccare proprio noi con mano con la presentazione delle liste, manca veramente poco, poi ci sarà questo fischio, semaforo verde come qualcuno vuole dire, e il buon divertimento noi lo diamo con largo anticipo, a tra poco. Signor e signori, buonasera. Benvenuti alla Palameucci d'Avriglia in occasione della partita derby, per meglio dire, tra Eagles Aprilia e Buena Onda Aprilia. Adesso ci sarà il minuto di raccoglimento in ricordo di Dennis Ramellini. Pronti, via. Tra qualche secondo inizierà la contesa. L'obiettivo delle due squadre chiaramente è quello di fare propria l'intera posta. Le due squadre stanno facendo un ottimo campionato, tutte e due. La Buena Onda Aprilia è quarta, in quarta posizione, l'Eagles Aprilia immediatamente dietro a due punti di distacco. Inizio della partita con la battuta della palla da parte della Buena Onda Aprilia. Primo tiro in porta della contesa. Partita, come era facile prevedere, è iniziata sprombattuto da ambedue le formazioni e l'Eagles Aprilia ha rischiato di subire gol su una disattenzione difensiva. Scarico incrocio da parte e intercetto da parte di Pignatiello che consente alla sua squadra di ripartire in azione di attacco. E rete dell'Eagles su conclusione vincente di Abate. L'Eagles passa quindi in vantaggio. Grandissima conclusione, grandissima parata del portiere dell'Eagles. Conquistava la palla da Buona Onda. Situazione di pressione da parte di Salmeri. Altro grande tiro ed altra grande parata, altro grande intervento di Goldagelli. Jacobacci posiziona la palla, Barbierato al tiro e finalmente al quarto tentativo consecutivo il numero 8 arancio-nero trova la porta e realizza la rete del pareggio per la Buona Onda. Giro palla dell'Eagles con Abate. È di nuovo in vantaggio l'Eagles su una disattenzione difensiva della Buena Onda. La partita, ottima l'azione del numero 2 Petrilli. E per poco la Buona Onda non riesce a pareggiare anche in questo caso. È ottima l'azione di Violetto, ma nessuno è stato pronto alla conclusione verso la porta della Buona Onda, con l'Eagles ad aspettare. Pericolosa conclusione in porta di Petrilli, che ha sfiorato il palo alla sinistra del portiere Goldagelli. Ripartenza prontamente fermata da parte della Eagles. È pericolosissima azione in velocità dell'Eagles Aprilia. Vicini. E di nuovo grande parata. Grande parata del portiere Goldagelli, incaricato della battuta Barbierato. Tiro fuori, c'è potenza ma non c'è precisione, non chiusa adeguatamente da Abate. Grande parata del portiere Goldagelli su un'ottima iniziativa di Jacobacci e Violetto. Di nuovo palla in fallo laterale. Giro palla verso Frioli che si libera molto bene, conclude e segna un gran gol.
e ennesimo buon intervento del portiere Goldagelli, battuta veloce da parte dei ragazzi a buona punta, e buonissimo intervento di Goldagelli, e ripartenza che può essere letale, e non lo è stata per fortuna della buona onda. Ripartenza dell'Eagles, occasione clamorosa fallita da Pignatiello. L'impressione è che la buona onda faccia una grandissima fatica a portare avanti la palla, mentre l'Eagles riesce molto facilmente a ripartire e a mettere in difficoltà i ragazzi di Stretini, come in questo caso con la quarta rete di Vesinu. Emblematica questa rete, probabilmente stanno sentendo forse troppo la partita, ma ecco che ci smentiscono, cioè abbiamo la seconda segnatura da parte della buona onda su una buona azione sul secondo palo di Barbierato, su una buona imbucata diagonale di Petrilli. Brutta palla persa e quinta rete realizzata da Vesinu, praticamente a porta aperta a pochi metri dalla porta difesa da Martello. Qui alla fine cosa succederà? Battuta di Pignatiello e sesta rete di Pignatiello. Sta diventando un trionfo per i ragazzi dell'Eagles, tutta cuore, grinta e sacrificio, e questo va aggiunto anche la grandissima prova di questo portiere, veramente bravo. Ottima azione di Violetto, ma anche in questo caso è ennesima parata di Goldagelli. Ed è finita la partita con la meritata vittoria da parte dell'Eagles per 6-2. Vittoria ampia nel risultato. Allora, Tiziano Goldagelli, un muro invalicabile, l'Eagles d'Aprilia si può descrivere in questa maniera questa sera? Sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione di squadra, soprattutto in fase difensiva, abbiamo sfruttato bene le ripartenze. Ecco, pronti partenza via, una buona onda che sembrava, almeno nei primi 10 minuti, avere il bandolo della matassa piuttosto chiaro, poi si smarrisce, ma c'è concretezza nella manovra dell'Eagles. Sì, no, il buona onda ha fatto un'ottima partita, soprattutto già girano bene palla, soprattutto all'inizio ci hanno messo un po' in difficoltà, poi fortunatamente abbiamo preso le misure e siamo riusciti a vincere. Ecco, loro forse un po' troppo precipitosi, voi molto riflessivi, soprattutto nel possesso palla e su delle ripartenze piuttosto pungenti. Sì, loro erano, dopo diciamo, il nostro vantaggio, sono stati molto frettolosi nella manovra, noi invece abbiamo saputo aspettare e siamo riusciti a colpire in contropiede. Bene, grazie a Tiziano Goldagelli, ottima la sua prova e a risentirci presto. Allora, c'è soltanto un cambio di posizione, Angelo, questa sera ci siamo deliziati. Allora, un commento di questa gara, come dire, nel primo tempo avevo chiuso con un'analisi, la buona onda sta tutta nel tiro libero sbagliato da Barbierato. Hai ragione in parte, Daniele, secondo me non sta tutta lì la buona onda sta nella prestazione, poi che è stata fatta la prestazione, almeno quello nel primo tempo, diciamo. Diciamo che se andiamo ad analizzare da un punto di vista generale tutta la partita, l'Eagles ha meritato, perché ha fatto una prestazione di squadra, ha messo una voglia in mezzo al campo che i ragazzi della buona onda non hanno messo. Dispiace dirlo, ma è così. Angelo, io ho avuto modo anche poi a microfono spento, sembrava una buona onda piuttosto scollata tra i reparti. Sì, l'impressione che ci ha dato a noi anche in sede di telecronaca era questa, sembrava una squadra con non molte idee chiare, e quelle poche idee appunto confuse,
e quelle volte che è riuscita a concludere in porta, perché insomma ha avuto anche un discreto numero di occasioni tutto sommato, ma ha trovato di fronte a sé un grandissimo portiere. Ecco, e secondo me è proprio questo, no, che fa il risultato di una partita, lo fa l'unione di intenti, una squadra che gioca dal primo all'ultimo minuto col coltello fra i denti e non lascia nulla di intentato per vincere la partita, a seconda di quelle che sono le proprie possibilità. Ecco, ma pronti partenza via, 10 minuti, questa buona onda sembrava veramente che non dovesse spaccare il mondo, ma almeno se non altro avesse un po' chiarezza nelle idee. Poi sembra che improvvisamente ci sia stato un blackout proprio mentale a questo punto. Ma sì, sembra essere scattato qualcosa nella testa dei ragazzi che probabilmente ha fatto sì che non ci sia stata una buona prestazione complessiva generale. Adesso no, io non credo che sia il caso di andare ad analizzare le prestazioni dei singoli, parliamo della prestazione collettiva generale della squadra, che sembra, come hai detto giustamente tu, aver perso qualcosa nel momento in cui è passata in svantaggio. Probabilmente, come poi abbiamo detto anche in serie di telecronaca, essendo una squadra molto giovane dovrebbe crescere un attimino da un punto di vista proprio della maturità. L'esperienza in questo senso può far molto, l'Eagles questa sera ce l'ha insegnato. Tra l'altro tu hai messo in risalto una percentuale proprio durante il corso della cronaca, l'80% di realizzazione dell'Eagles. Stavo dicendo appunto questo, l'Eagles ci ha insegnato questa sera che l'Eagles è una squadra composta da giocatori molto esperti e anche bravi tecnicamente, molto molto esperti, quindi vecchi lupi di queste categorie, è riuscita ad ottimizzare praticamente quasi tutto quello che ha fatto. È chiaro che a un certo punto tutto gli riusciva un po' più facile, considerato anche diciamo il crollo mentale più che fisico da parte della Buenaonda, ma soprattutto all'inizio, soprattutto almeno sino al quarto gol, è riuscita a far diventare oro tutto quello che ha toccato, praticamente con pochi tiri verso la porta è riuscita a segnare quasi tutti i tiri che ha indirizzato verso la porta, e questo secondo me è sintomo anche di maturità, è sintomo anche di, come dire, di quella cattiveria che a volte è necessaria per poter, agonistica ovviamente, necessaria per poter portare a casa i risultati. Allora Angelo, a me non mi rimane altro che dirti grazie per la collaborazione. Grazie a te Daniele, è sempre un piacere. Lo sai. Un'ottima partita, lo spettacolo c'è stato, sì, e soprattutto lo dobbiamo sottolineare, una grande correttezza in campo nonostante qualche scaramuccia, però la correttezza è stata veramente predominante. Questo era un derby, era molto sentito per varie ragioni, non solo per ragioni di risultato, era sentito anche per il discorso del ricordo di Dennis, per cui se c'è stato un momento di nervosismo, peraltro immediatamente placato, può essere anche giustificato, però hai detto bene tu, è stata una partita all'insegna della grande grande correttezza, e alla fine chi ha vinto ha meritato sicuramente.